Amici di Onda Libera, siamo a Monte Porzio e siamo insieme al sindaco di Monte Porzio e in occasione di una iniziativa benefica e partecipativi intitolato, dove abbiamo avuto occasione di degustare cibo biologico e a scopo benefico. Allora ci dica, sindaco, com'è nata questa iniziativa? Ma l'iniziativa è andata decisamente bene, anche perché ci aspettavamo una cinquantina di persone e invece alla fine abbiamo dovuto aggiungere tanti tavoli e siamo arrivati a più di 90 persone. L'iniziativa è importante principalmente perché tutto il ricavato va praticamente al fondo di solidarietà. Il fondo di solidarietà è un fondo che ha istituito il comune insieme ad un comitato, che è il comitato della solidarietà, che praticamente va incontro alle famiglie che si trovano in grossa difficoltà, in cui il comune verso queste famiglie non è che va a dare dei soldi per poter affrontare il mese, per poter affrontare le settimane dure e difficili, ma invece va a fare la spesa per queste famiglie e fa una spesa bilanciata a seconda dei componenti, a seconda se ci sono bambini, a seconda se sono di religione musulmana, e quindi praticamente ecco che interveniamo proprio perché i soldi non vengano dispersi, come a volte potrebbe accadere che magari si danno nelle mani del capofamiglia che poi magari ne fa un uso scorretto. Quindi ecco, la serata che ci ha prodotto circa 900 euro è sicuramente una serata molto positiva. La cooperativa Terre Cielo ci ha offerto tutto, ci hanno offerto anche, diciamo così, la logistica, mandandoci anche due cuochi che hanno fatto qualcosa. Io come sindaco, come al solito, faccio sempre il primo piatto. Questa sera abbiamo fatto le penne all'arrabbiata e poi i miei assessori, che sono stati molto solerti e bravi, hanno servito ai tavoli, e quindi penso di aver dato qualcosa di bello, e anche così è stato un momento di convivialità, ma più che altro un momento di solidarietà. Questo è importante. Bene, grazie e complimenti per l'iniziativa, riuscitissima, quindi la solidarietà funziona, diciamo. Non è un paese allo sbando completamente l'Italia. Ma diciamo che non è allo sbando completamente. Potrei finire con una piccola chiosa. Noi, se voi andate davanti al municipio di Monte Porzio, leggete un grossissimo e lunghissimo striscione dove abbiamo scritto tagliamo le spese militari e no ai cacciabombardieri F-35. Questa è una votazione che ha fatto il Consiglio Comunale. Consiglio Comunale quasi all'unanimità, uno della minoranza ha votato contro e uno si è astenuto, però sinceramente quei 13 miliardi e mezzo di spese per i cacciabombardieri sono una cosa veramente bruttissima in un momento così delicato e di grave difficoltà. E ancora di peggio c'è che purtroppo il governo Monti, scusate adesso se vi faccio un attimo di questa presa di posizione, però il governo Monti, votato dal PD, PDL, da FLI e dall'UDC, ha praticamente aumentato la spesa militare di 1 miliardo per il 2013 e di 1 miliardo e 700 milioni per il 2014. Il comune di Monte Porzio, che è un comune che è stato tra i primi a mettere su l'assessorato per la pace, chiaramente ha votato contro questo, anche perché ci sono troppe difficoltà per poter spendere i soldi per le spese militari. Ha partecipato a questa iniziativa anche il sindaco di Isola del Piano, Paolini, quindi abbiamo un connubio di biologico e solidarietà, mi sembra un bel abbinamento. Sì, diciamo che questa manifestazione vede il comune di Isola del Piano come comune capofila e coinvolge i 5 comuni che sono Monte Porzio, Isola del Piano, Serra Sant'Abbondio, Sant'Ippolito e Frontone. Di solito noi amministratori siamo abituati a riempirci di onori, però in questo caso io vorrei ringraziare la Ragiommi, che ha seguito tutti i giovani di questi 5 comuni, e Michele Altomeni, che è stato l'ideatore di questo progetto, che è Partecipativi. Il connubio tra biologico, tra Monte Porzio, che è terra natale della cooperativa Terre Cielo, e Isola del Piano, che è terra natale di altre due cooperative, cooperativa Girolomogne e cooperativa Campo, e anche al 50% di Terre Cielo, perché mi ricordo che Bruno
veniva a macinare il grano nel mulino di Isola del Piano del compianto Elio Ragni, che era un grande mugnaio, e lì ci scambiavamo idee, sentendo poi gli aneddoti di Ragni, che ci raccontava le storie che erano passate attraverso il suo mulino, ed è stato per noi anche un maestro di vita. Bene, quindi diciamo si sta riscoprendo anche qualcosa del passato che va rivalutato, mi sembra di capire. Sì, cioè, dobbiamo uscire da questo discorso che ormai ci ha incartato completamente dal punto di vista economico, per imboccare nuove strade, immagino che questo... No, ma certo, il passato è giusto tenere conto dei valori del passato, però non radicarsi al passato guardando verso il futuro, perché giustamente i giovani, io ho avuto la fortuna di venire dalla vecchia civiltà contadina, cioè dove quanto si metteva mano e si davano le manciate, cioè oggi è una cosa improponibile per i giovani, bisogna guardare verso il futuro, però tenendo conto di certi valori, che uno di questi è una sana alimentazione, il biologico, ma il più importante è la solidarietà, come sta venendo fuori questa sera. E poi c'è un altro progetto, un'altra cosa molto importante, un concetto molto importante, che è quello che poi faremo il 25 a Isola del Piano, che è quello della legalità. Altro argomento, insomma, qui andiamo a toccare una cosa, tra parentesi, mi piace ricordare e citare qui la seconda media di Sant'Angelo in Lizzola, che aveva partecipato anche a un incontro fatto a Fano, alla sezione del Lampi, dove tu hai fatto delle interviste. Beh, hanno fatto un cortometraggio, hanno montato un filmato che hanno mandato a Libra e hanno vinto un premio, che è la nave della legalità che parte da Napoli e arriva fino a Palermo, e mi hanno invitato a vedere questo filmato. Devo dire che è veramente bello, e la cosa fa piacere, perché qui il problema sembrava che non ci toccasse, però quanto a Isola è stato assegnato il bene, i beni confiscati nella provincia di Pesaro erano solo 7, assegnati 1. Oggi ha segnato sempre uno solo, però confiscati nella provincia di Pesaro sono 18 e 37 e una sessantina in tutte le Marche. Il problema è, ci tocca, e ci tocca direttamente. Certo. Grazie sindaco. Ci vediamo il 25. Ci vediamo il 25 e il 25 alla mattina alle 9 ci sarà anche Susanna Camusso, che incontrerà gli studenti delle scuole superiori della provincia di Pesaro, e sono già un centinaio le adesioni degli studenti, e lei discuterà appunto di lavoro, di legalità e, passatemi questa cosa, anche di speranze, perché di quella ne abbiamo veramente bisogno, e tanta, perché il futuro è dei giovani e noi dobbiamo farglielo vedere questo futuro. Aprirglielo, fargli vedere che c'è speranza, non c'è solo catastrofismi, c'è un futuro, c'è una speranza, e a noi sta a fargliela vedere. Benissimo. Ti ringrazio. Grazie mille. Ciao. Siamo con Bruno Sebastianelli, presidente della cooperativa Terra e Cielo. Che ruolo ha avuto questa cooperativa in questa iniziativa benefica di questa sera? Ma il nostro ruolo è stato quello di fornire i prodotti e dare una mano a preparare la cena. Diciamo, noi non siamo nuovi di queste iniziative, perché da un po' di anni abbiamo deciso, negli anni passati ci facevamo il regalo di Natale, no? per tutti noi soci lavoratori. In questi ultimi anni, dove c'è bisogno di donare, di fare beneficenza, stiamo cercando di aiutare le famiglie bisognose, insomma, soprattutto nel periodo natalizio. Adesso è capitata questa occasione, eccoci qua, insomma. Sì. Comunque l'iniziativa ha avuto un buon successo, buona partecipazione, quindi vuol dire che il discorso della solidarietà, diciamo, prende, è un discorso valido e da seguire. I prodotti erano tutti biologici? I prodotti sono tutti biologici, sì, a partire dalla pasta, la zuppa di farro, questo cereale, ormai io lo definisco il principe dei cereali, il farro, cioè è una cosa importantissima, di un valore nutrizionale e storico fondamentale, insomma.
ceci naturalmente sì, la frittata pure, insomma, sì, tutto biologico. E sì, questa è una cosa buona per fortuna, perché se aspettiamo i nostri politici che ci fanno solidarietà, ci muoviamo noi, per fortuna. Esatto, quindi le iniziative che partono dal basso sono sempre le migliori, diciamo. Certo. Bisogna sempre partire dal basso, questo sicuramente. Grazie mille.